In questo breve filmato vorremmo raccontarvi la storia, ma soprattutto i valori che l'associazione GAU si propone di trasmettere a tutti coloro che a vario titolo vengono in contatto con noi. La GAU è nata nel 1965 da un gruppo di giovani che da subito ha indirizzato le loro iniziative verso i bisogni del quartiere, promuovendo attività verso i giovani, gli adulti, gli anziani, per offrire loro punti di incontro alternativi a quelli abituali e favorendo iniziative sociali quali il servizio di pubblica assistenza, le attività culturali, sportive e ricreative, come sagre, feste folcloristiche e gastronomiche. Queste iniziative sono rese possibili grazie all'impegno di donne e uomini di tutte le età che, all'insegna di una profonda solidarietà sociale, mettono a disposizione parte del loro tempo. Soprattutto oggi, in una società sempre più complessa, riteniamo importante realizzare e sviluppare molteplici iniziative per stare insieme, conoscersi, capirsi, contribuire in questo modo alla realizzazione di un ambiente capace di sottrarsi ai rischi della solitudine e dell'emarginazione. La GAU, nei suoi oltre 40 anni di storia, ha cambiato più volte sede, cercando di migliorarsi e adeguarsi alle nuove situazioni e necessità associative e sociali. Nel 2005 realizza il sogno di avere una sede più adeguata e funzionale allo svolgimento delle attività sociosanitarie, quali servizio di pubblica assistenza e servizi sociali sempre più numerosi e partecipati. L'inaugurazione della nuova sede è stata uno dei momenti più belli della nostra storia. Il risultato conseguito è stato possibile grazie all'attività dei soci, dei cittadini, della quarta municipalità Valbisagno, della provincia, del comune e della Fondazione Carige. Oggi ciò ci permette di avviare un consolidamento definitivo del sistema associativo, della logica della solidarietà e del volontariato, che restano i nostri valori di riferimento e sono il motore di tutte le nostre azioni. La nostra associazione, in collaborazione con l'Auser, ha attivato da alcuni anni due centri sociali per iniziative rivolte agli anziani, tese a valorizzare capacità, energie e competenze e far sì che l'anziano resti in salute e sia un soggetto attivo ed integrato nella società, capace di trasmettere e ricevere benessere e soddisfazione. Parlando dei nostri centri sociali GAU Auser, di Prato, di Via Bobbio, abbiamo documentato alcune delle attività principali. La tombola, che si svolge il lunedì in Via Bobbio, e il martedì a Prato, condotta da Carlo, Oriana, Vittoria e Nicola, che con la loro dinamicità, bravura e gentilezza riescono a far trascorrere pomeriggi divertenti e spensierati ai nostri anziani, molti dei quali ultra ottantenni e anche qualche novantenne. Il ballo, il giovedì, il venerdì in Via Bobbio e il mercoledì a Prato, vede pomeriggi sempre molto frequentati, condotti dai nostri abili disc jockey Carlo e Oriana. Il suono di mazurche, tanghi, valzer e balli di gruppo, nei quali i nostri frequentatori danno saggio della loro abilità e nella gioia di stare insieme, da non dimenticare il gioco delle carte e i molti eventi intergenerazionali, come le feste in occasione del Natale, della Befana e della Pentolaccia, feste alle quali teniamo in particolare, perché uniscono tutte le generazioni, dai nonni, le nonne, e che partecipano attivamente nei panni di Babbo Natale e in quelli delle Befane. I genitori che accompagnano i bambini e il nostro gruppo di animazione, che riesce sempre a far creare un ambiente ed un'atmosfera che soddisfa chi partecipa e chi si dà da fare volontariamente per l'organizzazione. Ricordiamo anche il Festival Canoro dell'Anziano Città di Genova, giunta alla sua 20ª edizione, nel quale gli over 60, rigorosamente dilettanti, possono esibirsi cantando le canzoni alle quali sono particolarmente legati. Cari amici, buon pomeriggio e benvenuti alla 19ª edizione del Festival Canoro dell'Anziano Città di Genova, manifestazione promossa dall'associazione GAU Auser. Partiamo subito col primo gruppo di cantanti in gara. Lui passò già tanti anni e manteneva un pivello, quel tempo così bello che mai c'è.